1-0. Dopo la doppietta della scorsa stagione di Fabrizio Camarata, che probabilmente è costata lo scudetto alla Juventus, la vecchia signora ritorna al Bentegodi. In casa del Verona c'è moderato ottimismo. Perotti preferisce mettere Ada Hilton al fianco di Bonazzoli, visto che Mutu è squalificato. La Juventus senza Zidane, con Del Piero a fare il regista. È subito il Verona che si fa pericoloso con Camoranesi, il suo traversone viene fermato dalla difesa juventina, da Montero nell'occasione. Qui c'è un gran tiro di Emiliano Salvetti, particolarmente ispirato oggi la sua parata. Qui però è bravissimo anche Ferron sul tiro di Del Piero, che si era liberato al centro. Ancora la Juventus, la parata facile di Ferron su un evanescente Trezeguet. Poi è il Verona che cerca con questo traversone di impensierire Van der Sar, che para senza problemi. Attenzione a Del Piero che parte molto da lontano, con Oddo che va a fermarlo in questa occasione. Qui c'è Camoranesi che ha qualcosa da dire ed è la prima protesta del Verona nei confronti del signor Rodomonti di Teramo. Calcio di punizione, batte Del Piero, la palla arriva senza problemi a Ferron. I portieri fino a questo momento non sono stati molto impensieriti. Attenzione però, perché c'è un lungo lancio proprio di Van der Sar. Guardate in area di rigore che cosa succede. Apolloni mette giù Inzaghi, arriva il signor Rodomonti, concede il calcio di rigore e poi ammonisce Apolloni. L'ammonizione probabilmente viene data per fallo da ultimo uomo, però in molti si chiedono perché non sia stato estratto il cartellino rosso. Rivediamo intanto quello che è successo, il calcio di rigore battuto da Del Piero che spiazza Ferron. Siamo proprio sul finire del primo tempo, al 48esimo, con Del Piero che porta in vantaggio la Juventus, un vantaggio peraltro immeritato. Qui il signor Rodomonti si mette a parlare con Del Piero, mentre inferociti i giocatori del Verona prendono la via dello spogliatoio. Secondo tempo, Verona che attacca immediatamente. Qui Bonazzoli oggi non in fuori, va in spaccata, ma la sua conclusione va fuori. Ancora il Verona che cerca di rendersi pericoloso, sempre sulla fascia destra, sempre con Camoranesi, pallone dentro Ada Hilton, c'è il gol di Ada Hilton, ma c'è anche uno sbandieramento in ritardo da parte del guardalinea. Rivediamo se il pallone di Camoranesi è uscito. Resta il fatto che il gol viene annullato, un tiro di Bonazzoli parato da Van der Sar. Il Verona che continua a spingere, prova Perotti a cambiare qualcosa anche in attacco, fuori da Hilton, dentro Michele Cossato per dare più peso all'azione offensiva. Qui una grande azione della Juve, la paratissima di Ferron sul tiro di Trezeguet, e qui c'è Giuseppe Colucci che esce al suo posto, entra Martino Mellis. Il Verona che si vuole rendere più incisivo sulle fasce, fuori Trezeguet, dentro Conte nella Juventus. Del Piero a questo punto viene avanzato al fianco di Pippo Inzaghi. Guardate adesso che cosa succede, l'episodio chiave della partita, con Gigi Apolloni che viene espulso per quel fallo veniale a centrocampo ai danni di Pippo Inzaghi. Davvero incredibile la decisione del signor Rodomonti, lo stesso che mandò fuori durante la partita contro l'Inter italiano per aver troppo esultato. Fuori anche Pippo Inzaghi, dentro Kovacevic. Il Verona naturalmente spinge tantissimo, si porta in avanti, ecco qui il granatiere serbo, e la Juve